Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, parliamo di Juventus con una notizia veramente incredibile. Era nell'aria, ma la commentiamo perché è uscita in maniera ufficiale solamente pochi minuti fa. Aaron Ramsey lascia la Juventus, il centrocampista gallese quindi dice addio ai bianconeri e alla Serie A. C'è stata una rescissione consensuale e quindi addio Aaron Ramsey, finisce senza rimpianti l'avventura italiana del gallese che quindi ha trovato l'accordo con la Juventus, che comunque stavano parlando lui e la vecchia signora per quanto riguarda una buona uscita per terminare anzitempo il rapporto, e quindi vuol dire che il tutto è arrivato a compimento. Quindi Aaron Ramsey ha trovato l'accordo con la Juventus ha trovato la formula giusta per salutare con un anno d'anticipo Aaron Ramsey, e quindi sicuramente con questo addio comincia la fase 2 della Juventus, ossia la fase delle cessioni, perché adesso bisogna liberare spazio anche per una questione di liste sia in Serie A che in Champions League, e quindi il primo tassello è Aaron Ramsey, che è un giocatore che era fuori dal progetto dei bianconeri, neanche preso in considerazione per la tournée americana. E quindi Aaron Ramsey ha comunicato insieme alla Juventus l'addio, la risoluzione contrattuale. Il centrocampista gallese, che era uno dei colpi a parametro zero dell'estate 2019, sicuramente doveva rappresentare un colpo da 90, un po' come il contratto che ha firmato e un po' per la statura del calciatore, perché adesso tendiamo a dimenticare quanto Aaron Ramsey sia stato comunque un grande giocatore. Non lo ha dimostrato alla Juventus per niente, ma comunque è stato un grande giocatore, uno dei simboli recenti della storia dei Gunners dell'Arsenal. Quindi un colpo da 90, un po', ripeto, come il contratto che ha firmato, 7 milioni e mezzo per un quadriennale, che grazie comunque al decreto crescita non erano così gravose sulle casse dei bianconeri, una commissione monster intorno ai 9 milioni, e qui si vede la differenza rispetto all'attuale dirigenza, dove con Pogba e Di Maria abbiamo avuto delle commissioni che in totale non superavano 5 milioni praticamente. Solo con Aaron Ramsey invece si è arrivati a 9 milioni, ed era un pochettino il modus operandi della scorsa dirigenza. L'ho fatto con Ramsey, è successo con Emre Can anni prima, era successo anche con Rabiot nella stessa estate 2019. Di fatto per 3 stagioni si è calcolato un po' quello che è costato Aaron Ramsey alla Juventus, circa 40 milioni totali. E sicuramente sono una cifra clamorosa per un calciatore che non ha mai convinto fino in fondo il tifo bianconero, ma anche la dirigenza e l'allenatore in primis, anche se comunque nelle prime stagioni, nelle prime 2 stagioni, aveva totalizzato più di 30 presenze. E ricordiamole, perché nella prima 35 presenze con 4 gol all'attivo, di cui uno in Champions League, l'anno successivo 30 presenze, 2 reti. E ha trovato delle difficoltà Ramsey solamente con il ritorno di Allegri in panchina, dove praticamente ha fatto 3 presenze in campionato e 2 in Champions League, per un totale che non arriva neanche come minutaggio a 90 minuti praticamente, e quindi è dovuto per forza Aaron Ramsey partire in prestito. È andato al Glasgow Rangers solo grazie a un grande aiuto per quanto riguarda la Juventus, che si è accollato comunque gran parte dello stipendio del gallese. È andato ai Rangers e comunque è arrivato in finale di Europa League. Tralasciamo comunque il rigore sbagliato in finale, perché può succedere a chiunque, ma anche con i Glasgow Rangers non ha comunque impressionato, al di là, ripeto, del rigore decisivo per la sconfitta in Europa League. Quello è sicuramente un aspetto marginale, ma ripeto, neanche i Rangers comunque sono stati mai contenti, ecco, delle performance di Aaron Ramsey. E quindi gioco forza, è un pessimo bilancio quello di Ramsey, che comunque ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, uno scudetto, e quindi tutto quello che poteva mai alzare in Italia in 2 stagioni e mezzo praticamente. E quindi un bel bottino, ecco, quello indubbiamente. Cosa possiamo ricordare di Aaron Ramsey alla Juventus? Certo, io non dimenticherò mai la gara monster che lui ha fatto con la Juventus di Sarri
contro l'Inter di Conte. Ragazzi, a Torino segnò la rete dell'1-0, poi gara decisa dal 2-0 di Paulo Dybala. Ma lì giocò una gara spaventosa, è stato veramente uno dei migliori in campo e purtroppo ci ha fatto vedere quanto lo stesso Aaron Ramsey poteva essere alla Juventus e invece non è stata. Quindi un po' una storia sbagliata per tutti, sicuramente. Però ricordiamolo, Aaron Ramsey è sicuramente un grande giocatore e lo ha dimostrato in Premier League, lui ha ancora tante richieste della Premier League proprio perché lui nell'Arsenal ha lasciato non solo degli ottimi ricordi, ma è diventato uno dei simboli, ripeto, della storia recente. Comunque, era troppo. Era un ingaggio monster quello che la Juventus doveva sborsare per il gallese. Si è riuscito a trovare la buona uscita giusta sicuramente si trattava tra 2 milioni che la Juventus aveva offerto a Ramsey per concludere anzitempo il loro rapporto, e Ramsey che invece ne voleva 4. Quindi presumo che la Juventus abbia dato a Ramsey una buona uscita sui 3 milioni. Ecco, questo è più o meno è quello che provo a ipotizzare. Ma comunque neanche il tempo di lasciare la Juventus che ad attenderlo in Premier League, riporta il Sun Sport, potrebbe esserci lo scatenato Nottingham Forest, che comunque ha già dimostrato interesse nei confronti del gallese, e quindi vedremo se diventerà Aaron Ramsey uno dei nuovi giocatori del Nottingham Forest. Sicuramente per quanto riguarda l'affare Paredes, che è uno dei nomi più chiacchierati per il centrocampo bianconero, non basta solamente l'uscita di Aaron Ramsey, che è un giocatore fuori progetto e quindi quasi non conta, ecco, per quanto riguarda far spazio allo stesso Paredes. La Juventus deve, secondo me, prima di andare ad affondare il colpo sul giocatore del Paris Saint-Germain, deve, secondo me, prima far partire Arthur. Si era parlato di Arsenal con la formula del prestito con obbligo di riscatto e, secondo me, far partire anche Rabiot. Si era parlato di un trasferimento a titolo definitivo in Premier League dove c'è comunque il Newcastle che lo vuole o magari riuscendo magari a piazzare lo stesso Rabiot in qualche scambio. Si era parlato addirittura di un interessamento del Liverpool con uno scambio con Firmino. Vedremo se tutto questo sarà vero. Insomma, non basta solamente Ramsey per far spazio a Paredes, deve necessariamente uscire anche Arthur e Rabiot. E quindi, una volta ufficializzati anche quest'altri due addii, allora sì che la Juventus potrà affondare il colpo Paredes. Ma intanto la Juventus ha annunciato, ripeto, pochi minuti fa la risoluzione del contratto con Aaron Ramsey. Ditemi la vostra nei commenti. Ramsey quindi lascia la Juventus, mettete like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi a questo canale se non volete perdere nessun aggiornamento sui miei video futuri, ragazzi. Vi saluto, ciao a tutti da Domenico Versa, ciao a tutti, raga.